Ciao a tutti e ben ritrovati con questa nuova e speriamo emozionante seconda stagione di Nice Cat Style TV. L'inevitabile slancio di settembre riporta come protagonisti il mondo della moda in tutta la sua bellezza ed il suo fascino, senza genere e senza tempo. Le sfilate di moda dei più rinomati stilisti mondiali, eventi dedicati al mondo della bellezza e del benessere e tanti piccoli dettagli per coccolare tutta la famiglia. Come fonte di ispirazione e di stile in TV, ci potete seguire su questa rete o sul nostro blog all'indirizzo blog.nicecat.it. Per i più social, siamo presenti anche su Facebook, Twitter e Instagram. Momento clou per iniziare a pensare ai nuovi look che le più rinomate maison ci propongono. L'autunno-inverno 2016-2017 è caratterizzato da sfilate sempre più complete capo dopo capo. Mentre alcuni elementi riproducono l'autunno scorso, come le pellicce, le sovrapposizioni inedite e i colori patchwork, altri ci hanno decisamente sorpreso attraverso splendidi abiti e cappotti elaborati, tacchi in bilico, girocolli e increspature eccessive. Nel complesso, però, la più grande tendenza è sembrata quella di non prestare tanta attenzione alla stagione. Approfittando del clima eccezionalmente caldo per questo periodo dell'anno, di fronte all'inverno entrante, quasi ogni designer ha presentato collezioni autunnali che sembravano primaverili, con ondosi abiti di natura sottoveste, tagli monospalla, fiori e top senza spalline. In ogni caso, nella maggior parte delle collezioni, il protagonista in assoluto è stato il cappotto, di varie forme e lunghezze. Sono mancati, come negli anni precedenti, le confortevoli maglie grosse, pantaloni invernali e altri pezzi tipicamente presenti sulle passerelle autunno-inverno. La pelliccia, nel complesso, sia vera che finta, ha dato una dimostrazione di forza sulle passerelle autunnali, ma è stato l'uso di colori vivaci e stampe che ha davvero catturato la nostra attenzione. Pellicce di tutti i tipi e varie forme hanno animato la collezione di Michael Kors. E possiamo scommettere che le fashion addict la abbracceranno. Anche le giacche stile bomber in variante aviator e montone, stile molto amato negli anni 90, sono state rilanciate dalla Maison Gucci e subito messe all'opera da iconiche modelle come Gigi Hadid. Le interessanti e colorate proposte di stilisti come Altuzarra e Kate Spade possono essere abbinate con tutto, dai classici jeans alle scarpe sportive e ad ampie gonne al ginocchio o pantaloni Total Black di Yves Saint Laurent, nonché agli abiti midi presenti nelle sfilate di Stella McCartney e Chloé. Le passerelle autunnali ci portano solitamente più tartan di quello che possiamo gestire. Quest'anno, invece, etichette come Calvin Klein e Victoria Beckham hanno addobbato il plaid in un modo molto più pulito e sottile. Applicando le stampe su tutto. Dai capospalla agli abiti da cocktail in tessuti insoliti come cavallino, pelle, camoscio e cashmere metallizzato. Passiamo al tailleur, pantalone ispirato agli anni 70. Sottile, elegante e spesso colorato. Uno street mood proposto da Tory Burch, che dimostra carattere ed eleganza, ed altrettanto adatto per una notte fuori come per una sala riunioni. E che dire dello stile raffinato e bellissimo proposto da Oscar Della Renta, caratterizzato dalla scelta cromatica predominata dai colori bordeaux, sfumature di azzurro, ghiaccio e rosa pallido. Siamo abituati a vedere sulle passerelle pezzi sopra le righe, che spesso impiegano proporzioni assurde. Ma per questo autunno 2016, stilisti come Gilles Stewart e Cashnie Tax sono riusciti a fondere strutturati volant di alta moda alla vestibilità della moda street style. Forse prendendo spunto dal fatto che lo stile prendisole è stato l'icona fashion prevalente nello spazio di vendita al dettaglio per tutto il 2015 e la primavera estate 2016, designer come Rebecca Minkoff, Brooke Collection e Elesi hanno amplificato la loro proposta per l'autunno 2016 mettendo in mostra camicette dall'aspetto drammatico e abiti di lusso con la sagoma sottilmente sexy e anche ready to go.
Con le previsioni meteo sotto lo zero, le maglie dolce vita e i colli a lupetto saranno onnipresenti, e non in qualsiasi modo, ma indossati come sottoveste. Una tendenza consolidata durante gli anni, piuttosto in voga negli anni 70, oggi ritorna frequente nei look più fotografati e proposta da stilisti come Karen Walker e Tori Burci. Dolce vita sotto i vestiti non è solo facilmente indossabile per qualsiasi tipo di fisico, ma permette di indossare quegli abiti da cocktail ricchi di paillette scintillanti in pieno giorno. Tra i colori della moda autunno-inverno 2016-2017 spicca sicuramente il marrone in tutte le sue sfumature. Vedremo tonnellate di pantaloni, maglie, gonne e capispalla colorati in varie tonalità di marrone chiaro e khaki, in sordina a cammello morbido, forse il colore più chic e più classico che c'è. Grazie ad una particolare dimostrazione di forza sulle passerelle di New York Fashion Week, le tonalità metalliche, in modo specifico quelle dorate, sono pronte a diventare uno stand-out per questa stagione. Rachel Zoe ha rubato la scena con un puro abito maxi lamé, mentre Michael Kors ha optato per diverse proposte di abiti su toni argentati, con dettagli scintillanti e piume. Non sempre per le collezioni autunnali i designer giocano con i fiori, ma per il 2016 un numero piuttosto elevato ha abbandonato il minimalismo, aggiungendo piccole stampe audaci su felpe, gonne e ampi abiti. Infine, se preferite una sciarpa sottile di seta o un girocollo ingombrante, quest'autunno assicuratevi di aggiungere un po' di grinta in più ai vostri outfit. Alla fine, la moda di per sé è un modo di vivere. Ci fermiamo qui per una brevissima pausa. Non allontanatevi. Parleremo di come prolungare l'estate sulla nostra pelle e quali tagli e colori dei capelli ci consigliano i migliori hairdresser per questo bellissimo autunno-inverno. Stay tuned! Benessere senza frontiere è il tuo centro qualificato per lo shiatsu e le discipline olistiche. È la soluzione per ritrovare armonia ed equilibrio tra mente e corpo. Entra in un mondo di relax e tranquillità con le nostre tecniche migliori. Yoga Therapy, sequenze numeriche di Grabovoi per lo sviluppo armonico, tecnica Reiki, floriterapia, riflessologia facciale vietnamita Dien Chan, riflessologia plantare e molto altro. Lasciati cullare da mani esperte. Vieni a trovarci. Siamo a Modena in via Archimede 71. Per maggiori informazioni scrivi a info@benesseresenzafrontiere.it oppure chiama lo 059 33 03 72. Immagina di poter vivere un momento tutto per te. Un salone interamente a tua disposizione. Con lo staff di acconciatura Armonia che ti segue in ogni tuo momento di relax, dal bagno capillare al massaggio cutaneo. Ora smetti pure di immaginare e prenota il tuo lunedì di puro benessere. Prenota ora il tuo percorso benessere allo 0521 29 36 86. Cosa vuol dire trattamento benessere? Trattamento benessere vuol dire entrare in un mondo di coccole dove vengono stimolati tutti i sensi, dove si nutre il corpo di energia positiva per ricaricarlo al meglio. A chi è rivolto? È rivolto a tutte quelle persone che si vogliono bene e amano prendersi cura del corpo, della mente e dei capelli. Noi attraverso un percorso sensoriale con l'utilizzo di cromaterapia, aromaterapia e musiche rilassanti con prodotti naturali e un massaggio della cute e del viso amplifichiamo quello che è la sensazione di benessere totale. In poche parole, cosa si intende per percorso sensoriale? Vuol dire entrare in un ambiente dove la luce è soffusa, utilizziamo delle candele, una musica delicata e avvolgente, una tisana, un dolcetto è pronto per la nostra cliente e un addetto è a disposizione solo per lei. Con la frase solo per lei, cosa intende esattamente? Solo per lei vuol dire che il salone è tutto a sua disposizione e gli addetti devono esaudire tutti i desideri, perché la protagonista è la nostra cliente.
Cari amici di Nice Cut, siamo in autunno ed il cambio di stagione ci porta tanti ottimi consigli in fatto di look. E per soddisfare il desiderio di rinnovarsi, a volte basta scegliere il taglio perfetto. I nuovi tagli si preannunciano leggeri sia nel volume che nelle lunghezze, scalature e tanto movimento per un aspetto più naturale possibile. Tra il pixie lungo e l'undercut bob, per scaldare anche la stagione più fredda, si può optare per i caschetti mossi, shag leggermente sfumati verso le estremità ed infine la frangetta sia piena che laterale, soprattutto se abbinata ai capelli lunghi. Il modo migliore per farsi guidare nella scelta del taglio perfetto insieme alle ultimissime tendenze che ci propongono i nostri migliori hairstylist è quello di individuare se il taglio è quello adatto alla forma del proprio viso, alla struttura dei capelli, alla propria personalità, stile di vita e addirittura al tipo di corpo. In questa puntata di Nice Cut Style TV scopriremo insieme come individuare il taglio di capelli in base alla fisionomia. Guardando le varie forme del viso, rotonda, ovale, quadrata o lunga, spigolature, rotondità e proporzioni possono essere riequilibrate con il giusto taglio e una pettinatura adatta. La chiave per il taglio di capelli perfetto è quella di creare l'illusione di avere un viso perfettamente ovale. Alcuni tagli contribuiscono a rendere un viso rotondo più sottile, un viso lungo più ampio, a rendere la mascella quadrata più morbida, a coprire la fronte alta e a fare praticamente scomparire il doppio mento. Non è magia, è solo questione di trovare il taglio di capelli giusto. Partendo dalla premessa che la forma del viso non è certo un difetto, ma semplicemente una caratteristica che ci rende unici, vediamo quali tagli ci consigliano di scegliere i migliori hairstylist di questo autunno 2016 per mettere in risalto i nostri tratti più belli. Cominciamo con i tagli di capelli per il viso tondo. Quando si ha un viso rotondo, le guance sono tondeggianti, lo zigomo è poco accentuato e quindi di lunghezza quasi pari alla larghezza delle guance. Di conseguenza bisogna riproporzionare la forma scegliendo un taglio che non accentui la rotondità del volto. Sì ai tagli lunghi e scalati, che portano volume ai capelli, soprattutto alle radici, senza esagerare con eccessivi volumi o boccoli. E sì ai tagli sfilati, che incorniciano il viso allungandolo leggermente. Il taglio undercut bob con una lunghezza appena sotto le orecchie è perfetto per dare una bellissima linea al collo rendendolo più sensuale. E siccome quest'autunno è tutt'altro che lineare, via libera a ciuffi e alle frange asimmetriche. Nello styling è importante evitare gli eccessi, ad esempio i ciuffi e le frange troppo lunghe e piene sulla fronte, o i ricci troppo voluminosi che rendono il viso ancora più piatto. Anche il colore bisogna sceglierlo con attenzione. Sui volti dalle forme tondeggianti la parola d'ordine è allungare, quindi per ottenere questo effetto bisogna schiarire la parte superiore e le lunghezze, ombreggiando i lati con nuance più scure. Una delle forme più proporzionate, quella ovale, è caratterizzata dai contorni del viso lineari, con la parte superiore e la parte inferiore del viso ben proporzionate in larghezza e lunghezza, senza eccedere in nessuna misura. Questo lineamento regala una grande varietà di tagli e si presta sia ai tagli corti, che mettono in evidenza la perfezione delle proporzioni, sia al fascino dei tagli lunghi. Ormai il sogno di tutte le donne per la versatilità e l'aria femminile e sensuale che regalano. Allo stesso tempo, il dettaglio che mette in risalto questo tipo di viso, più della lunghezza dei capelli, è quello della direzione del taglio, che deve essere caratterizzata dai capelli deviati dal viso il più possibile, in modo da riequilibrare il volto e dare forma alla cornice desiderata. L'haircut migliore per il viso ovale è il bob, il taglio passepartout più attuale quest'autunno e che sta sempre bene, soprattutto per fare risaltare i tratti caratteristici di questa fisionomia. E per chi ama la diversità, per variare il proprio look basta intervenire sui volumi e prediligere i tagli leggermente spettinati e sfilati, sì anche alla frangia, che non solo è permessa, ma anche consigliata.
assolutamente da evitare sono invece i tagli che coprono il contorno del viso con ciuffi e scalature dall'alto. La tecnica di colorazione che può enfatizzare ancora questa fisionomia è quella che riesce ad evidenziare la pienezza dei capelli, dando luce e brillantezza al viso in modo da aggiungere profondità e consistenza. Scegliere il taglio di capelli perfetto per un viso dalle forme quadrate è spesso un'impresa. Con tratti particolarmente spigolosi, il viso quadrato è caratterizzato da mascelle ampie e definite e una marcata regolarità delle larghezze, dalla fronte alla mascella. L'errore più comune di chi ha la forma del viso quadrata è quello di cercare di nascondere i lati del viso, senza rendersi conto che in questo modo lo rendono ancora più evidente. Per ovalizzare un viso quadrato con il taglio giusto, bisogna innanzitutto evitare i tagli troppo netti e dalle forme geometriche. È sconsigliata anche la riga centrale, poiché metterebbe la conformazione spigolosa del viso in evidenza. L'hair cut ideale in questo caso deve riuscire ad alleggerire la regolarità geometrica del viso, addolcendo i tratti in modo graduale, effetto che può essere acquisito con un bob di media lunghezza, stando attenti ad accentuare le scalature che incorniciano mento e zigomi. Gli hairstylist ci consigliano anche il ciuffo laterale, ottimo per rompere la geometria troppo regolare. Nello styling, per dare movimento ai capelli, vengono realizzate delle onde leggere sulle punte, che incorniciano il volto, mimetizzando così le mascelle. Per quanto riguarda la colorazione, per creare profondità e assottigliare la forma quadrata del volto, l'ideale è creare un multilevel e tanto movimento, alternando il contrasto ombra-luce nelle angolazioni, soprattutto attorno alla mascella e sulle tempie. Come abbiamo visto, non tutti i tagli sono adatti ad ogni tipo di viso e nel caso del viso dalla forma allungata, caratterizzata da una simmetria tesa ad accentuare la lunghezza piuttosto che la larghezza, il segreto è quello di creare l'illusione di tagliare sottilmente il viso e di accorciare la sua forma aggiungendo volume ai lati per equilibrare le misure. Bisogna evitare i tagli che aumentano il volume sulla testa, dunque le scalature vicino alle radici, i tagli molto corti o quelli molto lunghi e lisci. Via libera dunque ai tagli lunghi e scalati e ai long bob, i caschetti lunghi che arrivano fino alle spalle. L'importante è avere cura nel portare i capelli leggermente mossi e voluminosi sulle lunghezze, in modo da allargare otticamente il viso. Anche in questo caso la frangia dona molto, mimetizzando la fronte e accorciando il volto. La colorazione migliore è sempre quella che dona luminosità al viso e che ne mette in risalto i lineamenti. Per quanto riguarda il viso dalla forma allungata, bisogna concentrare le tonalità più scure lungo l'attaccatura, schiarire le lunghezze e dare più volume per creare un effetto del viso più largo. In qualità di prodotti di bellezza e benessere, vi ricordiamo che prima di farvi tagliare la frangetta o prima di tagliare drasticamente i capelli, consultate il vostro parrucchiere, il quale saprà sicuramente aiutarvi a capire se quello è proprio il taglio che fa per voi. Inoltre, per qualunque taglio scelto, usate i prodotti migliori e più adatti al vostro tipo di capello. Ci fermiamo per una brevissima pausa. Vi aspettiamo fra pochissimo, qui su Nice Cut Style TV, per scoprire insieme come mantenere più a lungo la pelle dorata, bella e idratata, anche in autunno. A fra poco. Benessere senza frontiere è il tuo centro qualificato per lo shiatsu e le discipline olistiche. È la soluzione per ritrovare armonia ed equilibrio tra mente e corpo. Entra in un mondo di relax e tranquillità con le nostre tecniche migliori. Yoga Therapy, sequenze numeriche di Grabovoi per lo sviluppo armonico, tecnica Reiki, floriterapia, riflessologia facciale vietnamita Dien Chan, riflessologia plantare e molto altro. Lasciati cullare da mani esperte. Vieni a trovarci. Siamo a Modena in via Archimede 71. Per maggiori informazioni scrivi a info@benesseresenzafrontiere.it oppure chiamalo 059 33 03 72.
Immagina di poter vivere un momento tutto per te. Un salone interamente a tua disposizione, con lo staff di acconciatura Armonia che ti segue in ogni tuo momento di relax, dal bagno capillare al massaggio cutaneo. Ora smetti pure di immaginare e prenota il tuo lunedì di puro benessere. Prenota ora il tuo percorso benessere allo 0521 29 36 86. Cosa vuol dire trattamento benessere? Trattamento benessere vuol dire entrare in un mondo di coccole dove vengono stimolati tutti i sensi, dove si nutre il corpo di energia positiva per ricaricarlo al meglio. A chi è rivolto? È rivolto a tutte quelle persone che si vogliono bene e amano prendersi cura del corpo, della mente e dei capelli. Noi, attraverso un percorso sensoriale con l'utilizzo di cromaterapia, aromaterapia e musiche rilassanti con prodotti naturali e un massaggio della cute e del viso, amplifichiamo quello che è la sensazione di benessere totale. In poche parole, cosa si intende per percorso sensoriale? Vuol dire entrare in un ambiente dove la luce è soffusa, utilizziamo delle candele, una musica delicata e avvolgente, una tisana, un dolcetto è pronto per la nostra cliente e un addetto è a disposizione solo per lei. Con la frase solo per lei, cosa intende esattamente? Solo per lei vuol dire che il salone è tutto a sua disposizione e gli addetti devono esaudire tutti i desideri, perché la protagonista è la nostra cliente. Bentornati alla nostra sezione dedicata alla salute del corpo e della mente, un meritato spazio dedicato al benessere di tutta la famiglia. Il sole è un fattore fondamentale per la salute della pelle. Aiuta la sintesi di vitamina D ed è un antidepressivo naturale. E per chi non è ancora pronto a rinunciare a questa bellissima estate e a tutti i suoi particolari, non c'è niente di più frustrante della scomparsa dell'abbronzatura al ritorno dalle vacanze. Pensate alla pelle come ad una spugna. Il sole asciuga lo strato superiore e per tenerla pienamente funzionale e luminosa bisogna mantenerla sempre ben idratata e nutrita. La pelle è un organo molto attivo. Si rinnova completamente una volta ogni 28 giorni, rilasciando lo strato superiore del tessuto calloso per fare spazio alle nuove cellule che si sono formate negli strati inferiori. Un meraviglioso processo di rigenerazione in cui l'abbronzatura delle vacanze ne diventa subito una vittima. Eppure, questo processo può essere rallentato un po', se la pelle riceve ciò di cui ha bisogno, ovvero costanti gesti per rigenerarla e renderla splendida. Il sole, il vento e l'acqua disidratano la pelle. Ecco perché è importante utilizzare i prodotti solari adeguati, al fine di garantire una protezione sufficientemente durata nel più lungo tempo possibile. Gli esperti dermatologi della Skin Cancer Foundation consigliano di mettere la protezione solare anche nella stagione fredda. L'importanza di indossare la protezione solare tutto l'anno è dovuta al fatto che il sole splende in cielo ogni giorno dell'anno e gli effetti dannosi che si creano non sono limitati soltanto all'esposizione diretta. Dopo un bagno di sole, soprattutto, le cellule della pelle irritata hanno bisogno di una grande quantità di umidità, spesso inclusa nelle lozioni dopo sole. Per esempio, più si riesce a mantenere questa umidità sulla pelle, più a lungo la pelle rimarrà abbronzata. Pertanto, cari amici di Nice Cut Style TV, preservare le risorse genetiche della pelle è fondamentale per la salute. Dunque, l'esposizione ai raggi ultravioletti, senza avere danni sulla pelle, deve essere una priorità. Come possiamo quindi mantenere più a lungo l'abbronzatura? Tra i principali consigli che aiutano a mantenere la pelle dorata troviamo l'esfoliazione. Può essere una delle ultime cose che ci passa nella mente, ma è importante regalare al corpo un delicato peeling settimanale, rimuovendo le aride cellule che si trovano sulla superficie della pelle. Attenzione però al peeling chimico, in quanto la sua azione penetra negli strati più profondi della cute e aumenta così il processo di scomparsa dell'abbronzatura. Un altro TIP per mantenere una bellissima pelle dorata in autunno è quello di evitare le docce molto calde.
Tutti coloro che vogliono mantenere l'abbronzatura più a lungo possibile devono stare assolutamente lontani da bagni caldi, docce lunghe e acqua colorata per un po'. Queste azioni asciugano la pelle, favorendone il rilascio delle cellule. Ed è per questo che è meglio fare la doccia sotto l'acqua tiepida, tamponando con attenzione il corpo con un asciugamano e di seguito idratarsi utilizzando una ricca lozione per il corpo. Utilizzare i prodotti specifici per la cura della pelle con l'aggiunta di vitamina E la aiuta a trattenere l'umidità e anche a rallentare il processo di rigenerazione. Aloe vera, glicerina, urea o acido ialuronico sono altri agenti igroscopici efficaci, altamente adatti per mantenere sana la nostra pelle. Tali prodotti possono fare miracoli se utilizzati intensamente come un trattamento termale, immediatamente per 2 o 3 settimane dopo le vacanze. Vi comunichiamo sempre che la bellezza della pelle parte soprattutto dall'interno. E va ribadito che il rapporto tra mangiare sano, salute e bellezza è molto stretto. Un semplice gesto, come abituarsi a bere molta acqua, aiuta a riempire le riserve interne di umidità. Succhi di frutta o tè verde sono sane alternative e forniscono all'organismo vitamine supplementari. Gli agrumi, l'ananas e le insalate fresche e le verdure sono anche fonti di vitamine preziose. Frutta e verdura ad alto contenuto di carotene, per esempio carote, mango, albicocche, peperoni, spinaci, broccoli o pomodori, stimolano la formazione dei pigmenti. Pesce, noci e cacao hanno un simile effetto positivo sulla pelle. Dopo tutti questi utilissimi consigli per preservare l'aspetto dorato del corpo, resta il fatto che con il passare del tempo, nonostante le migliori cure, è inevitabile che la bella abbronzatura estiva finirà per svanire. In questo caso, per mantenere la pelle abbronzata anche in autunno, si possono utilizzare nuovi e leggeri prodotti autoabbronzanti in spray, latte o crema dopo sole. C'è solo l'imbarazzo della scelta e dipende principalmente dai propri gusti e dalle proprie necessità e abitudini. Tendenzialmente un prodotto in spray si assorbe molto più velocemente rispetto a uno cremoso, mentre il latte tende ad avere una consistenza meno densa rispetto alla crema. In alternativa, ci si può avvolgere in un ambiente moderno ed accogliente all'interno del quale puoi trovare il massimo per la tua salute e la cura del corpo, come quello di un solarium. Metodo utilizzato già dagli antichi romani nelle terme, il solarium aiuta ad ottenere un'ottima abbronzatura e a mantenerla il più a lungo possibile. Sarebbe meglio comunque evitarlo, soprattutto dalle donne in gravidanza, dai minori e da persone con malattie autoimmuni. Ora non vi resta che tenervi stretta la vostra abbronzatura più a lungo e vi ricordiamo che, come fonte di ispirazione e di stile in TV, ci potete seguire su questa rete o sul nostro blog all'indirizzo blog.nicecat.it. Per i più social, siamo presenti anche su Facebook, Twitter e Instagram. La nostra puntata si conclude qui. I only pray you'll never leave me behind. Never leave me. Because good music can be so hard to find. So hard to find. I'll take your hand and hold it. Sperando di avervi fatto trascorrere momenti ricchi di benessere, vi salutiamo e vi aspettiamo presto con una nuova e bellissima puntata di Nice Cat Style TV. Sempre su questo canale, sempre a questo orario. Alla prossima. Yeah.